Buonasera, qui davanti a me è Antonio Di Pietro, il leader dell'Italia degli zombie. Ai suoi due lati ci sono Giuliano Ferrara, l'attuale capo dello Stato, Marco Travaglio, che è collegato con noi. Buonasera Travaglio. Io dico quello che mi pare, bisogna fare la storia della trattativa. Certo. Totorrina è un mafioso. È tutta una puttanata. In Italia la mafia è stata sconfitta. La risposta di Travaglio. Dunque, siccome io sono il domestico di quel signore che si agita, vestito in maniera strana, quello che già sappiamo è che Provenzano è un mafioso. Ma cosa stai raccontando? Non ti posso togliere il microfono. Però. Ma no, togli il microfono. Per quanto riguarda Ciancimino, è un mafioso. Alcuni uomini dello Stato collaborarono insieme allo Stato. Perché non rispondi? Allora dai, non risponde. No. Guarda, me ne vado pure. A tra poco. Me ne vado pure, non c'è problema. Mio cugino è entrato in ospedale ed è uscito morto. Mio cugino voleva cacciare i mercanti dal Vaticano. Mio cugino sa un colpo segreto che se te lo dà dopo tre giorni muori. Io sono notoriamente avverso al taglio dei capelli di Travaglio, però. Non so se perché io sono come il principe Harry, hai visto? Affronta anche in una. È il momento della scaletta. Giuliano Ferrara è stato sedato. Questa è la grande rissa che è in corso. Buonanotte. Nel suo diario Angelino racconta che una volta è arrivato il San Pietro che l'ha picchiato, sentiva come dei cavalli, altre volte sentiva delle voci come dei cosalli, altre volte sentiva come dei cavacchi.